E ci siamo moltiplicati qua nello studio di Radio Bequit, rve.it. Troverete l'intervista se vorrete rivederla, riascoltarla anche sui nostri social. Nel frattempo noi diamo il benvenuto davvero con grande piacere ai nostri ospiti, e per chi ci sta guardando in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre li può anche vedere appunto qua accanto a me, e chi invece ci sta ascoltando in radio li faremo comunque ovviamente parlare e presentare, quindi non ci sarà alcuna mancanza, ecco, di comunicazione. Allora io saluto e do il benvenuto sulle frequenze di Radio Bequit a Carola Tron e a Dario Barolin, che ci hanno raggiunti direttamente dalle chiese del Valdesi del Rio della Plata. Ciao Carola e ciao Dario. Carola è stata moderadora della Mesa Valdense, della Tavola Valdese, e quindi benvenuti in Italia. Ciao Dario, benvenuto. Grazie. Ciao, grazie. Adesso vi spiegheremo anche il perché sono qua in Italia, e accanto a me c'è Stefano D'Amore, pastore attualmente in servizio alla Chiesa Valdese di Villar Pellice e presidente in questo caso anche della CED, della Commissione Esecutiva Distrettuale del Primo Distretto. Ciao Stefano, benvenuto anche a te. Grazie, grazie. Condivideremo un po' i microfoni, quindi insomma portate pazienza se l'audio sarà un po' particolare, e io inizierei subito dal perché Carola e Dario sono qui in Italia. Cosa siete venuti a fare? Qual è il motivo del vostro viaggio? E soprattutto cosa farete? Qual è un po' il programma? Parleranno in spagnolo e io quindi lascio e cedo il microfono a Stefano, che farà una traduzione dallo spagnolo all'italiano. Bueno, muchas gracias por este espacio. Esta experiencia es parte de un pequeño proyecto de la Iglesia Valdense. En realidad, un proyecto que tiene tres partes: la Tavola Valdese, la Mesa Valdense y la Sociedad Americana Valdense. Allora, grazie mille per questo spazio. Questo periodo che faremo qui fa parte, diciamo, a tre soggetti che intervengono: sono la Mesa Valdense, la Tavola Valdese e la Società Americana, insomma, di sostegno alle chiese valdesi. Abbiamo cominciato a pensare questo progetto antes della pandemia, con l'obiettivo di generare un spazio di renovación, reciclaje o de tiempo sabático para pastores y pastoras en ambas regiones. È un progetto che era partito prima, nell'idea prima della pandemia, per avere un tempo di rinnovamento, di rienergizzazione, insomma, mettiamola così, e di sabbatico anche per pastori e pastore sia dell'area rioplatense sia dell'area europea italiana. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido somos los primeros en llegar a Italia por dos meses, y estuvimos aquí en esta primera semana compartiendo en esta zona, en esta región. Luego estaremos un mes en las iglesias en Milán y algunas otras visitas puntuales, regresando a Roma finalmente en la última semana hasta principios de abril. E loro sono i primi due che aprono questa esperienza di scambio, di visita, e hanno trascorso la prima settimana, staranno due mesi in totale, stanno trascorrendo la prima settimana qui alle Valli, faranno un mese a Milano e poi alcune visite puntuali a Genova, poi per finire a Roma fino al 4 di aprile, quando rientreranno. Uh-huh. E qual è l'ambito di lavoro su cui volete concentrarvi qua in Italia? Qual è l'aspetto principale che vorreste, insomma, approfondire? Bueno, antes que nada, queremos de alguna manera descubrir, conocer de qué manera la Iglesia Valdense italiana está siendo iglesia en la ciudad. Come primissima cosa, quello che vorremmo capire è come la Chiesa Valdese, metodista in Italia, diciamo, è Chiesa nell'ambito delle città. Perché la città ofrece possibilità e anche trae difficoltà, e la Iglesia tiene che encontrar una nuova forma di comunicarsi in ese medio. Perché appunto essere chiesa in una città, la città porta con sé delle sfide, delle difficoltà e anche delle opportunità, e quindi bisogna anche valutare il modo in cui si è chiesa all'interno delle città. También estamos muy interesados en conocer
de qué manera la Iglesia valdense está respondiendo a las demandas, a las necesidades que se presenta hoy en medio de este pueblo. Siamo anche interessati a vedere, a scoprire come la Chiesa risponde alle domande, alle questioni che sorgono, che vengono dalla popolazione, dal popolo italiano in qualche modo. Esatto, come la diaconia sta siendo realizzata e también come esa diaconia desafía alla Iglesia valdense. E quindi anche come atto, come agisce la diaconia e quali sono le sfide che la diaconia pone anche alla Chiesa. Certo. Carole e Dario, siete arrivati nel periodo del 17 febbraio in Italia, che è un periodo insomma particolarmente vivace anche dal punto di vista delle iniziative, della partecipazione, e sempre di più lo ricordiamo, l'abbiamo già ricordato ma lo ricordiamo ancora, la festa del 17 febbraio che ricorda la concessione delle libertà, dei diritti civili e politici alle chiese valdesi e poco dopo anche alle comunità ebraiche nel 1848, però è una festa intesa come delle libertà, dei diritti di tutte e di tutti. Intanto come lo vivete il 17 febbraio nelle chiese del Rio della Plata e poi quali sono secondo voi in tema di diritti e libertà le priorità nella vostra chiesa nel Rio della Plata in Sud America? Bueno, digamos que la manera de festejar en el Río de la Plata el 17 de febrero es en, de algún modo similar al recuerdo, también al vínculo con la Iglesia en Italia. Es verano en Argentina, en Uruguay. A veces prender un fuego puede ser peligroso. Allora, da un lato è molto simile il modo in cui festeggiamo il 17 febbraio. Bisogna ricordare che in Argentina e in Uruguay adesso è estate, quindi può essere anche pericoloso accendere un fuoco. Certo. Però, de todas formas, siempre, aunque fuera muy simbólico, muy pequeño, siempre es la oportunidad de reunir a la comunidad y de hacer memoria juntos y juntas de este momento especial en la historia, ¿no? Però ecco, anche se lo si fa in maniera simbolica o con un fuoco molto piccolo, è un'occasione per raccogliere, riunire le comunità attorno ai temi della memoria, del ricordo, in questo momento così importante. Más precisamente creo que en relación a la temática sobre la libertad, es importante volver a fortalecer en las comunidades el concepto de la libertad como minorías. Uno dei temi importanti per noi è quello di, come dire, rafforzare il tema della libertà come minoranza. Perché per il movimento valdense e per l'identità valdense sempre ha sido chiaro che il diritto alla libertà di pensamento è parte della nostra identità e anche della nostra teologia e della nostra forma di interpretare la parola. Partendo innanzitutto dalla libertà di pensiero, che è parte integrante della nostra teologia, del nostro modo di essere chiesa, del nostro modo di vivere. Sin embargo, nell'ultimo tempo, nel contesto di America Latina, ha stato molto in debate alcune tematiche che tienen que ver con la diversità sexual, la educazione sexual, il diritto a poter elegir. Y esto ha estado en disputa con un sector de otras iglesias, otras identidades religiosas que apuntan a poder generar un control, una incidencia en el Estado para controlar esto, quitando esas libertades. Nell'ultimo periodo, in particolare in America Latina, sono stati trattati i temi della diversità sessuale, dell'orientamento sessuale, della libertà di scelta in questo senso, e questo è un tema che noi vogliamo in qualche modo trattare partendo dal tema della libertà e che ci troviamo a dover confrontarci con altre chiese che hanno altri background, diciamo, che invece cercano di limitare la libertà in questi ambiti, anche nell'ambito, per esempio, dell'educazione sessuale.
Y bueno, en ese sentido nos ha significado una invitación a volver a recordar, a fortalecer esta identidad como minoría y siempre en esta visión de la libertad de decisión individual, en una manera de entender la palabra de Dios como apertura, inclusión y nunca como una exclusión. Quindi la libertà principalmente come appunto libertà di scelta che ci viene anche dalla parola di Dio che ci apre la possibilità di scelta, una scelta come apertura, come libertà di apertura e di inclusione. Si è da poco concluso peraltro il sinodo delle chiese valdesi del Rio della Plata, la scorsa settimana si è tenuto questo importante momento assembleare che come ogni anno porta dei temi su cui riflettere, dei temi che possono essere anche poi portati all'attenzione delle varie chiese, delle varie comunità, esattamente come funziona anche nel sinodo delle chiese valdesi metodiste in Italia. E quindi magari chiedo a Carola e a Dario quali sono stati un po' i temi principali che si sono discussi durante il sinodo dell'Iglesia Valdense e quali sono un po' le prospettive per il prossimo futuro del lavoro delle vostre chiese. Sì, bueno, puedo decir que los temas principales han sido tres. Uno tiene que ver con la diaconía, justamente, y la manera de organizar la diaconía. Allora, i temi sono stati principalmente tre. Il primo è stato proprio quello della diaconia, il modo in cui organizzare la diaconia. Y también el tema de la comunicación, y por eso es importante que hoy estemos aquí en Radio Bequit. L'altro tema è stato quello della comunicazione, quindi anche per questo è importante che siamo qui con voi a Radio Bequit. Perché giustamente sentimos la necessità di comunicare questa maniera nostra di comprendere la fe in Cristo. Perché riteniamo che sia importante riuscire a comunicare il nostro modo di essere credenti, la nostra fede in Cristo, riuscire a comunicare tutto questo. Justamente, muchas veces es difícil de entender para otros grupos cómo para nuestra fe el tema de la libertad es esencial y nunca la fe puede ser impuesta. A volte non tutti riescono a capirlo, ma per noi il tema della libertà è fondamentale, la fede non può essere imposta. Y justamente uno de los aspectos que Carola venía comentando es un fortalecimiento de grupos religiosos que quieren utilizar el Estado y las leyes para imponer su fe sobre otra gente. Ci sono invece gruppi religiosi che cercano di utilizzare lo Stato per poter imporre in qualche modo la loro visione di fede e questa è una delle cose, come stava dicendo prima Carola, rispetto alle quali noi ci confrontiamo. Por eso es importante que la Iglesia Valdense recupere su lugar en el foro público para brindar una nueva forma, una nueva manera de comprender estos temas. E quindi è importante anche che la nostra Chiesa possa trovare uno spazio nell'ambito della discussione pubblica per appunto, recuperare questa possibilità di voce. Y el tercer tema tiene que ver con que somos muy pocos pastores y necesitamos repensarnos en la manera que vamos a desarrollar el trabajo pastoral. Il terzo tema che è stato trattato è il fatto che siamo molto pochi pastori e pastore e quindi dobbiamo necessariamente riflettere su una riorganizzazione del lavoro pastorale. È molto importante saber que al mismo tiempo hemos culminado un proceso de formación de laicas y laicos de unos 63 exactamente, que muestra la importancia, el cariño que nuestra gente tiene sobre estos temas, ¿no? Ed è importante sottolineare rispetto a questo che abbiamo appena finito una formazione di 60-63 esattamente persone, membri di chiesa, diciamo laici, che mostra il fatto che c'è una sensibilità, una voglia di attenzione da parte delle comunità. Io posso dire che basicamente esos tres temas han sido aquello en lo que hemos estado trabajando durante más tiempo, ¿no? E questi sono stati i tre temi principali su cui abbiamo riflettuto di più. Después están los temas
cotidianos de siempre, ¿no? Poi ci sono i temi di sempre. Pero creo que esos son los tres temas que marcarán la discusión este año, ¿no? Ma questi sono quelli che quest'anno, diciamo, faranno, saranno trattati anche nel futuro, in questo prossimo anno. Bene. Non so se Carola vuoi aggiungere qualcosa, se yo, no... Yo sí quiero decir algo porque para a nosotros estar aquí, aunque nuestro italiano es muy pobre... Per noi essere qui, anche se il nostro italiano è molto povero... Es una sensación de que estamos otra vez en casa. Una sensación de essere, de trovarci proprio a casa. Pensar que son cuatro altre generaciones, en el caso de ella, tres en el caso mío, y uno siente que de alguna manera pertenece, y sobre todo los rostros de la gente se parecen tanto a los nuestros. Pensare che sono passate tre o quattro generazioni, diciamo, dall'emigrazione, e poter vedere delle molte facce che sono molto simili a quelle che noi vediamo nelle nostre chiese. Así que verdaderamente esto de que somos una sola iglesia en dos partes del mundo, creo que verdaderamente es así. No, il fatto che siamo davvero due parti della stessa chiesa, da una parte e dall'altra del mondo, lo stiamo vivendo, è proprio così. Bene, e sono convinta che sarà rafforzata questa idea alla fine del vostro viaggio, sarà ancora più forte, quindi ce lo auguriamo, e anzi anche a noi fa bene, siamo contenti di avervi qua, di avervi avuti ospiti qua in Voce delle Chiese su Radio Bequit, ma ovviamente che possiate trascorrere delle giornate nelle valli del Pinerolese, poi spostarvi a Milano e poi insomma a Roma, Genova, dove avete in programma di andare. Ringrazio davvero davvero tanto anche Stefano, che è stato con noi, Stefano D'Amore, pastore della chiesa valdese di Villarpellice, che ha fatto questa traduzione e che insomma ci ha permesso di comprendere bene, anche se si intuisce magari dello spagnolo, ma è bello comprendere il senso vero delle frasi che sono state dette da Carola Tron e da Dario Barolin. Grazie, buon lavoro e buon programma qua in Italia di studio e di approfondimento. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.